signore, adesso siamo qua per la volta di Acri. Che tra l'altro vi devo anche informare di una cosa che non c'entra un cazzo, non mi frega un cazzo, però mi piace dirvela. Del fatto che ad Acri ci torneremo nel prossimo capitolo, in Assassin's Creed 2. Perché? Perché in mezzo alla storia, prima di sbarcare a Venezia, Ezio ha un Desmond ha un sogno, dove praticamente Altair è ad Acri e mette incinta una. Poi vedremo di più nel dettaglio quando saremo lì. Però comunque più o meno sarà una cosa così. È abbastanza divertente perché sarà l'unico posto insieme a Masyaf, che però rivedremo in Assassin's Creed Revelations, quindi due capitoli dopo il prossimo, che verrà riesumato di questa prima parte. Tra l'altro mi rode anche il fatto, e poi lo vedrete anche quello, io parlo sempre in prospettiva futura e non mi occupo mai di quello che sta succedendo nel momento, che praticamente sarà l'ultima volta che vedremo una grafica così accurata di un gioco di Assassin's Creed. Perché? Perché sarà l'unico Assassin's Creed, bene o male, che giocheremo su PC. Gli altri li giocheremo tutti su PlayStation. E ovviamente, anche se si tratta di edizioni remaster, per esempio, nell'Ezio Collection non c'è il 60 fps, ad esempio. E quindi, vabbè, la cosa è un pochino triste, però riusciremo sicuramente a superarla a livello psicologico. Comunque, partiamo per Acri, dato che a Gerusalemme abbiamo già compiuto tutte le nostre vicissitudini. Salta, coglione, bravo. E ragazzi, una volta poi ad Acri faremo fuori il nostro terzo bersaglio dopo Tamir e Talal. Io credo che ci sia Graniero di Naplusa ad Acri, però non voglio andare errato. E mi fa anche piacere che la nostra bara della salute si stia facendo progressivamente sempre più consistente. Ok, oddio mio. Mappa per Damasco, per Acri. 1500 metri, che poi vabbè, fatti a cavallo saranno sicuramente meno, però però un bel viaggio, cheat. Che bello, se premo X praticamente si sfoca la parte dei bordi, fantastico. Però dai, a cavallo è molto più fattibile. Beh, grazie al cazzo anche direste. Si vuole piacere. Sì, vai, chiappatemi. Ah, qua ho bisogno di un aiutino. Devo andare tutto a dritto, tutto dritto. Bravo. Bravo. Sono sulla strada giusta. Yes, yes. Passo da sotto, va. Per una volta. Ovviamente qua c'è la banderina che adesso non ho voglia di prendere, anche perché non ho voglia di fare a guerra contro tre quarti di minchia, quindi ci occuperemo poi, anche se diciamo che il mio obiettivo principale di questa storia non è esattamente raccogliere tutte le banderine, perché vorrei portare a termine questa storia prima possibile, perché giocare su PC mi è molto scomodo. E quindi ragazzi, sapete com'è. Dai, siamo a due terzi del viaggio, eh. Ma anche a tempo, eh. Quindi adesso sarà la terza città che andremo ad esplorare dall'inizio di questo gioco. Nice. Porca puttana, l'ho ammazzato. Puoi creare dei diversivi con i cadaveri. I soldati.
Ecco Acri. Ti stanno osservando, attento a quel che fai. Cioè, più crudeli di così non lo potevano mettere. E beh, Acri è una città molto acre. Cioè, nel senso, molto scura. Cioè, già rimpiango Damasco, tutti quei colori, tutte quelle cose. Acri è bella stronza. Anche questa, tre distretti e ci occuperemo di quello povero. Occhi. Balboa. Vabbè, cazzate a parte. Primo problema, entrare. Problema già risolto. Io spero che questi qua enormi non siano da combattere, perché mi piglierebbe malissimo. Devi salire, ok? Prima di farmi incazzare. Santo cielo, che cosa sta facendo? 2, 3. Punto d'observation. Infatti non ho motivo di stare qua. Sparisco davanti alla tua vista. Tranquillo, beato. Non mi interessa avere a che fare con te. Si blocca. Meno male era un maestro assassino sto qua. Che città scura. Mamma mia. Creepy, proprio. L'accesso a quest'area è vietato. Vattene. Zio, non sono venuto da te. Non sono venuto qua per romperti la minchia a te, quindi chiedo di essere trattato. Nella stessa maniera, devi salire e sincronizzarti il prima possibile. Visto la freccia arriva lì, ragazzi. Questi non scherzano. Questi non scherzano. Anzi, buttati il prima possibile, grazie. Prima che ti faccia casca a lui. Vabbè, devo aspettare comunque. Bravo, bravo, bravissimo. Così ti voglio, così ti voglio. Tra l'altro c'è uno spionaggio qui, perfetto. Ci siamo cascati sopra. Allora, quanti punti sono? 9, anche stavolta? Uno fatto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11... 6 indagini, 11 punti d'osservazione. E adesso poi vedremo quanti poi ci arrivo. Quanti salvataggi, soccorsi, quello che è. L'altro. Ma non lui. Mi siedo su questa panchina che su. La presenza mi infastidisce. Ok. Qua? Ti piace di più? Ok. Hai saputo? No, ho premuto triangolo, sono un coglione. C'è la guardia dell'ala est. Il fratello di quel poveraccio si è beccato una freccia nella gola. Dubito che supererà la notte. Ma come fa a lavorare sapendo ciò che accadrà? La visita al fratello spesso. Così, quando posso, lo copro. Non in questo momento? No. Ho una faccenda di famiglia da sbrigare. Meglio per lui che il medico non sappia della sua diserzione. Non lo saprà, se tieni chiuso il becco. Tranquillo, so tenere un segreto. Ok, alcune guardie sui tetti della fortezza si assentono dai turni di pattuglia. Ok. Abbiamo un soccorso qua fuori, quindi andremo già a litigare con mezzo mondo. Perfetto. C'è modo di uscire senza dover scassare la minchia. Anzi, più che altro, più che scassare la minchia, perché non scasso la minchia a nessuno. A fare in modo che qualcuno non scassi la minchia a me, sì. Vabbè, allora cioè, ti ci metti in questo gioco, proprio ci si mette lì. Cioè, ci si mette in impegno sto gioco. Cioè, raga, non ho premuto niente, è cascato da solo. Dalla larga. Ok. Non sei un monaco, il tuo dio ti ha abbandonato. Dov'è? Merda.
Io ti ho selezionato. Vai. Si comincia a bestemmiare già. Dovresti affrontare un momento che non puoi distruggere. Lo sai che non per nulla di più. Dovresti affrontare un combattimento che non puoi. Lo sai che hai perso? Ok, parando con R1 riesco un po' a gestirmela, anche se sono comunque tanti. Avevo chiesto di parare, non l'ho fatto. Bravo. Il civile è scappato. Anzi, è morto forse. Va bene. Cominciamo nel migliore dei modi proprio, eh. Tuo dio ti ha abbandonato. Per favore, non ho fatto niente. Perché? Oh, che c'è? Pagano. Ti farò arrabbiare a morire. Pagano, paganissimo. Bravo. Chi è? Questa era l'ultima. Perfetto. Spero di sì. Però meglio non correre rischi. Tornerò a casa. E non credo neanche che ne uscirò molto presto. Pessimista il ragazzo, eh? Ragazzo, vabbè, il nonno. Va bene, quanti sono? 12 come sempre, ok. Sono solo più punti d'osservazione. Se il gioco non si mette a fare le sue solite cagate, per me, cioè, come diremmo a Roma, stacce. Cioè, dovremmo farcela. Però, se già il buongiorno si vede dal mattino, ovvero lì che senza motivo è scappato il civile, non è che siamo messi benissimo. Diciamo potremmo essere messi meglio. Allora, comunque, secondo soccorso su 12. Che poi in realtà, ragazzi, sono i soccorsi che sono pallosi. Perché del resto... Fatemi del male, vi prego. Spostati. Vi dirò. Cioè, le immagini tranquille. Bene, secondo su 12, questo liscio come l'olio, ragazzi, neanche un colpo subito. Ma non correre rischi, tornerò a casa. E non credo neanche che ne uscirò molto presto. Stessa frase di prima. Sono cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. Bene. Prossimo punto. Comunque sì, gioco ripetitivo, come già detto. Ecco cosa succede. Però. Va bene così, primo capitolo della serie. Lo giochiamo su PC, dobbiamo finire prima possibile. Cioè, a me va più che bene. Puoi stare qui. E ora che sta facendo? Immagino sia qua sopra. Non dovresti stare qui. Vattene. Vabbè, ora sei coglione. Non mi farà arrampicare, poi è da tutt'altra parte, ti prego. Grazie. Comunque sì, perfetto, era qui. No, 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 no. Cioè no, no, proprio no. Proprio no, ragazzi, no. Questo no. Cioè... Questo non lo accetto. Non lo accetto. Per il semplice motivo che io non ho premuto niente. Sapevo che avrebbe travolto qualcuno. Cioè, avessi premuto il corrispondente di X, avrei detto ok, va bene, e ci sto. Ma non ho premuto niente. Neanche l'equivalente di R2. Mi sono solo fatto avanti per poter mettermi lì. E lui, senza che nessuno glielo chiedesse, ragazzi, è saltato di giù. Ditemi voi. Vabbè. Poi
in chat, io vi adoro, no? Però mi commentate, ma non dovresti avere il furia di finire un gioco? Sì, perché... cioè, così è uno stress e basta, ragazzi. È uno stress e basta. Guardi qua che... guardi qua con che mongoloide sto. Assassino in volo ovviamente non esisteva. E ci risiamo. Guarda qua, guarda qua. Per un punto di sincronizzazione. Cioè c'è a diventarci scemi, ragazzi, eh. Ok. Tutto a posto adesso, amore mio? Perfetto. Qua per fortuna non c'è niente, quindi andiamo al prossimo punto. Ok, fallo fuori silenziosamente, ti prego. E vabbè, va bene. Per fortuna non si è girato. Undici punti panoramici, ne abbiamo fatti tre. Qua vedo un'indagine qua vicino e un soccorso. Ok. Altair, mi segue, mi ha visto, mi ucciderà. Mia moglie e i miei figli, oh, che disastro. Questi qua sono sempre i più rognosi, sono quelli che mi stanno sul cazzo. Ma più compassione di quanto credessi. Allora, potreste aiutarmi? Un ospitaliere mi sta alle calcagna. Se potessi usare la tua lama nascosta su di lui, renderesti un grande onore a un fratello. Sono rimasto qui ad Acri da quando i crociati l'hanno cinta d'assedio e sono sicuro che potrei darti ottime informazioni in cambio. Ripeto, no, è uno della tua confraternita. Cioè tu non stai andando a rubare niente a nessuno, dato che sei incaricato di uccidere. E tu devi uccidere per fare un favore a qualcuno, per avere delle informazioni in cambio. C'è un'altra cosa che non riesco a concepire, ma l'ho già detto quando eravamo a Gerusalemme. Però certe cose vanno ribadite perché sono veramente fuori dal normale. Aspetta, non... no, aspetta. È ancora troppo rischioso girarmi per le strade di Acri. Torna quando avrai finito. Ah, ok. Formatore bersaglio. Non pensavo avesse annullato il ricordo. Io tipo... stavo già sbroccando malissimo dentro di me. Per fortuna, prima di sbroccare... sul serio, ho voluto la conferma che non è arrivata. Allora, ok, buono, è lui. A posto, ciao. Vi prego, avete del... easy peasy, era un assassino. Per fortuna non mi chiedi bandierine e cose strane. Ma dove sta andando? E siamo tutti più contenti. Cibo, tanta fame, solo pochi soldi, biscotti. 2 su 6, andate. È fatta. È morto. Oh, ti sono davvero riconoscente. Ecco quanto ho appreso di Garniero di Naplusa, gran maestro degli ospitalieri. Egli lascia che i pazienti si aggirino liberi per le sale della sua fortezza. Nessuno, tranne gli eruditi, può entrare nel suo luogo di lavoro e i tetti sono sorvegliati da arcieri. Sono certo che queste informazioni contribuiranno a mandare Garniero all'inferno. Ok, allora. Nessuno può dare la tua fortezza. Ok, va bene. Allora, continuiamo perché non siamo nabbi. Altro soccorso, appunto, era qui. Qua sarà un bel cazzo in culo. State alla... perché sicuramente interverranno tutti. Avevo parato comunque.
Va bene, fatto. Credo che sarai riuscita a cavarmela da sola. Tuttavia, mi sei stato d'aiuto. Vedrò di ricambiare la cortesia. Va bene, punto d'osservazione. Abbiamo guadagnato i mercenari, i ladri, quello che è. Oh, comunque io... Comunque sì, il graniero di Naplusa l'ha detto adesso. Io ho una sensazione. È che tutto qua sta filando troppo bene per ora. Perché qualcosa prima o poi non vada storto. Boh. Una promessa che non tradirà. Garniero, audito il vostro... Garniero di Naplusa, scusate. I vostri lamenti non serve parlo mai più. Comunque quello sicuramente sarà una prova... come si chiama? Quello che devi picchiare a sangue. Sì, sarà quello. Sarà uno di quelli. Garniero, audito le vostre grida, i vostri lamenti. Dite che ignora i sofferenti, ma questo è ingiusto. È falso. Egli è solo un uomo. L'accesso a quest'area è vietato. E chi lo dice che è vietato? Scusa. Non sto facendo niente a nessuno, eh. Intanto, altro punto di salute guadagnato, il che va benissimo. Ti devi mettere lì. Quattro su 11. E insomma manca a metà. Interrogatorio, infatti. Ho bisogno di cibo. Devi prendere il pugno. Presto, amici miei, presto il buon medico si prende. Cosa? Abbiate fede. Tenete Vabbè. Viva la speranza. Molti sono i d'aiuto e lui è solo. Lavora indefessamente per servire e per salvare. Ma queste cose richiedono tempo. Levatevi di torno prima che mai stanno combattendo. Adesso c'è il difensore? Oh no! Adesso io devo picchiare sto qua. Dov'è finito? Aiuto! Vuole uccidermi! Dato in un'area! Non disponibile! No, vabbè, assurdo, ragazzi. Ok, adesso c'è. Ricompare. No, vabbè, è assurdo sto gioco. Oh, è terribile. Che è successo qui? Popolo di Acri, ascoltatemi bene. Garniero di Naplusa è un bravo uomo. Pensa solo a fare del bene. Egli ha prestato giuramento di servire e salvare, una promessa che non tradirà. Presto, amici miei, presto il buon medico si prenderà cura di voi. Abbiate fede, tenete viva la speranza. Molti sono i bisognosi d'aiuto e lui è solo. Lavora indefessamente per servire e per salvare, ma queste cose richiedono tempo. Ok, ti posso picchiare adesso? Allora, io mi devi spiegare come funziona questo ricordo qua, perché io non... Sto cercando di capirlo. Garniero, audito le vostre grida.
Cioè, era quello più dinamico e più semplice di tutti. Perché di talento e non può fare di più. E lei è scappato un'altra volta. Ah, posso fare così, no? No, non voglio. I vostri lamenti. Dite che ignora i sofferenti. Questo è ingiusto. È falso. Terza volta, ragazzi. È solo un uomo, benché di talento, e non può fare di più. Presto, amici miei, presto il buon medico si prenderà cura di voi. Abbiate fede. Tenete viva la speranza. Molti sono i bisognosi d'aiuto e lui è solo. Lavora indefessamente per servire e per salvare. Ma queste cose richiedono tempo. Accidenti. Dov'è il pagano che ha fatto questo? Da qualche parte! Assassino! Uccidete! Ricordo fallito. Ecco. Ragazzi, io non posso fare questo ricordo. Vabbè, sti qua bianchi sono delle pippe proprio. Cioè, ragazzi, ma c'è più cadaveri qua che in Sierra, un po', cioè nella Sierra moderna. Adesso te vieni qui. Va bene, sapete che c'è, andiamo oltre. Poi ci andiamo dopo. Perché mi sto rompendo il cazzo. Mi sto rompendo talmente il cazzo. Oggi rubare in mia presenza. Pagherai con la vita. Perché mi fate quello che sono fatto? Sparì. Imparate al pagano. Sto anche perdendo troppo tempo, ragazzi. Ecco, vabbè, va bene. Beh, c'è un altro. Sei venuto dopo la festa? Immagino che dovrei ringraziarti, anche se... Sì, e beh, dovresti ringraziarmi, in effetti. Credo che sarai riuscita a cavarmela da sola. Cosa? Mi siete stato d'aiuto. Vedrò di ricambiare la cortesia. Chissà cosa è successo? Amico, sono lieto di potervi finalmente conoscere. Che vergogna. Ma io certe cose, ragazzi, non le riesco a capire e mi rifiuto, però vabbè. Ti faccio a pezzi! Vieni anche te. Ciao proprio. Ma che c'ho? Pensavo di averci l'occhio dell'aquila ancora attivo. 5 su 11. Siamo, ripeto, manco a metà. C'è due soccorsi. Un soccorso. Due, scusate. 3, 4. Mamma mia. Va bene, borseggio. Ah, è sotto dentro, perfetto, perfetto. Però mi piacerebbe tanto sapere, tanto, da dove io posso interagire con ste persone. Ok, qua l'ingresso. Gesù, è impazzito. Serve qualcosa. Vattene, bivolco. Tanto ormai. Duello più, duello meno. Non dovrebbe essere troppo. Tutti avere paura di te. Bravissimo, ha ucciso il suo compagno. Scappa.
Bello che non vuole più combattere, eppure sta combattendo lo stesso. Vabbè, borseggio. Tanto a te faccio così. Allora cosa hai preso? Robaccia. Quello non aveva un soldo. Solo un maledetto tubo. Non ho trovato che un pezzo di carta con degli assurdi scarabocchi. Non sono scarabocchi, sono parole e lettere. Perché uno dovrebbe mettere parole e lettere in un tubo? Un tubo sprecato, secondo me. Deve essere importante. Dammi qua che ci do un'occhiata. Già, come l'altra volta? No, non te lo lascerò fregare. Ma quanto sei astuto. Beh, divertiti, G. A posto, vai. Ma diselezionamelo però. Ok. Lettera recuperata. Ops, non volevo disturbarvi. E qua c'è un soccorsino. E poi dall'altra parte delle mura. Meglio. Meno una scusa per andarmene, per dileguarmi. È scappato. No, raga. No, raga. No, no, no. Negativo. Un altro. Eh no, raga, però. Adesso ricomparrà, sicuro. Ricomparrà, ricomparirà. Vabbè, ci siamo capiti. Ti darò la caccia. Chi è? E adesso ovviamente che è successo? È ricomparso, no? Vattene, pezzente. Aiuto, aiuto! Tu mi aiuti, ti prego! E credete di essere? Ti farò via la tua vita! Non scappare, ti prego! Chi è che mi vuole? Oh! Finito? Ok. Andiamo al prossimo. Spero di sì. Però meglio non correre rischi. Tornerò a casa. E non credo neanche che ne uscirò molto presto. Mi avete reso... Terza volta stesso discorso. State certo che non lo dimenticherò. Assassino! Vediamo se riusciamo a fare due in uno. È scappata. Buon Dio, non farmi ridere. Tanto, cioè, tanto vale davvero. Rimbalza contro gli oggetti a caso, così. Vabbè, vabbè. Oh. Ognuno ha le sue stranezze, eh? E lui ha le sue. Vai, 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 vai. Ecco, no, non è andato dentro in tempo, no? Perché ha sbattuto il muso. Poveraccio. Ha sbattuto il muso. Sei finito, arrenditi. Ha sbattuto un muso. Pensi di potermi segnare? Ah,
Continuo a non capire questo gioco, ragazzi. Continuamente a non capirlo. Ma poi magari anche qua, no? C'è anche qui. Vabbè. Poi magari il problema è mio, eh. Ti taglierò le mani. Qualcuno mi aiuti. Serve qualcosa. Non scappare. Troppo facile. No, ci stavo parlando. Va bene, zio, va bene. Va bene. Altro soccorso che qui, va. Tagliamo la testa al toro. Tanto sono stanchissimo. E devo continuare a fare sta roba. Va bene. Siamo solo a metà soccorso, andiamo bene. Tra l'altro c'è un altro punto da sbloccare. L'osservazione. Non puoi stare qui. Come osi rubare in mia presenza? Pagherai con la vita. Se non mi aiuti, vi prego. Ci sta davvero sfidando. Sì, però io l'avevo parato il colpo, sai? Vedi? Vedi a provocarmi? Minchia, quanti cazzo di colpi ci vogliono però. Dai, l'ultimo. Oh, dov'è la donna? Perfetto, grazie. Grazie che sei rimasta lì. Grazie. Tutta la città saprà del vostro sacrificio. Grazie donna che sei rimasta lì davvero. Sei finito, raccogliti dai piedi. Chi ti vuole? Chi ti cerca? Chi ti ca? Ma chi ti ca proprio? Ladro. Ti insegno io a rubare. Che c'è stavolta? Ti faccio affare! Ma è scappato, non vale neanche la pena combattere. Dovrà staccarsi a questa parte! Torniamola. Ma che barzelletta! Attenzione. Dai, easy, no. Easy un cazzo. E fatte da... Fanculo. Sono passato proprio quando mi giravano i coglioni e non sapevo cosa fare, dai. Ancora poco mi avrebbero portato via. Vi debbo la... Ora si ritirano a sud a implorare Saladino di salvarli.
Ma costui non avrà successo. Non ho in mente il numero di dell'armata di Re Riccardo. Dei soccorsi adesso, però presto lavorò. Penso al prossimo controllerò meglio. Anyway, altro punto. Sì, più che altro, ok, questo gioco ovviamente man mano che vai avanti si fa più difficile, cioè, se no non ci sarebbe senso, no? Però non è che si fa più difficile mettendoti task in più o magari rendendoti più difficile alcune cose. In realtà sì, da un lato sì, però ad esempio, perché ci sono più bug? Perché? Che senso ha metterci più bug? Così non mi rompete più il cazzo. Non scappare, ti prego. Ecco, anche gente che non gli è stata richiesta la presenza, che ovviamente si unisce perché deve partecipare, giustamente. Dai, è rimasto uno. Boh, vabbè. Godo. Siete passato proprio. Sono passato proprio quando volevo. Ancora poco mi avrebbero portato via. Vi devo. Cosa c'è? 9 su 12, buono! Ne mancano 3 in soccorsi, bene. Bene, mi fa piacerissimo. Ok. E questo cos'è? Avete mai visto qualcuno fare cose del genere? No. Tu che vuoi? È un bene che tu sia qui, fratello. La tua lama mi farà comodo. Ci sono troppi arcieri in giro e ciò mi complica il lavoro. Uccidili, tutti! E potrei facilitarti l'eliminazione del cerusico pazzo. Bada però che devi riuscirci senza farti vedere. Se dovessero scoprirti darebbero l'allarme e saresti costretto a ricominciare. Ah, così proprio. Ma sono due arcieri, ci sta, dai. Come giusto quando i nostri cuori saranno puri, la vittoria sarà certa. La peste colga il suo popolo. Siamo giunti. Questo. Ok, uno. Si fa così. Oh, questa task è fichissima. Ad esempio. Ad esempio. Benché la strada sia lunga e molte siano le vostre pene. Dai, vai via. Su di voi. È la sua mano a guidare i nostri guerrieri alla vittoria. Prima ad Acri e presto a Giaffa. Godo. Io sono armi dei nostri nemici. Non badate alle loro qualcosa. Saltato senza che nessuno glielo chiedesse, ma ormai è un classico, non ci faccio neanche più caso. Dovreste cadere in tentazione. Liberateci dal male, amen. Chiedete aiuto a Dio. Se il vostro cuore è puro, egli risponderà. È meglio smetterla di comportarsi con. Ben fatto, Altair. Grazie. Ora che quegli. No, questa tasca era molto carina. Tornare ai miei affari. Prendi,
È una commessa per le riparazioni nell'ospedale di Garniero. Potrebbe esserti utile. Una commessa? In che senso? La peste colga Saladino! La peste colga il suo popolo! Siamo giunti in pace in Terra Santa per diffondere il messaggio di nostro Signore! Ma essi gli hanno voltato le spalle! Si sono rifiutati di accettarlo come loro salvatore! Nel cuore di quegli uomini alberga solo il male! E il buon Riccardo, re salvatore... Riccardo Cuor di Leone? Sì, penso comunque si riferisse a lui. Scusa, ma avevo bisogno. Nessuno vuole aiutarmi! Ladro! No, nessuno vuole aiutarti. Anzi, ho bisogno di qualcuno che aiuti me in questo momento. C'è sto bug che è assurdo. Soccorso qui. Più che qui è dall'altra parte, quindi è di qua. Ok, non è scappata, buono. Ormai penso solo questa cosa una volta che faccio primo assassinio. Però io ho premuto R1 prima, Per me che con tutti questi colpi che mi arrivano non riesco a concentrarmi su uno. Godo! Bene, avanti un altro. Io solo so che le mie pentezze intendevano commettere quegli uomini. È un bene che siate giunti in tempo, straniero. Vedrò di... Straniero, addirittura. Beh, in effetti sì, viene da Masyaf, quindi avrebbe senso, però... Straniero è comunque un assassino, eh? Vabbè, voi mi sciucciate sonoramente il cazzo, adesso non ho voglia di combattere anche voi. Non puoi procedere oltre. E chi lo dice? Bene, durante che ero ricercato, la sincronizzazione ci sta proprio a pennello. È bello che mentre sincronizza non possono neanche sparare le frecce. Prova informatore qui. Anche perché chiedo manchi un soccorso solo. Vabbè, e dammene di più, no? Cioè, io sono da fare un punto di sincronizzazione e te mi dai 150... 5 uomini. Cioè, ne uccido uno e ne arriva un altro. Io sto rischiando la morte per non aver fatto niente, per aver camminato su un tetto. Vi rendete conto che io sto rischiando la morte per questo? Ah!
Cioè, io non posso neanche portare a compimento le attività necessarie perché voi mi cacate il cazzo. Cioè, ma questa cosa è dell'assurdo, ragazzi. Ma dell'assurdissimo. Ovviamente mentre mi sto per nascondere, che succede? Che mi vedono. Ribadisco. Scappa. Cioè, ragazzi, io non lo so. Cioè, 90% del gioco è scappare, inseguire, scappare, inseguire, scappare, inseguire. Cioè, io mi sto anche veramente fracassando i coglioni. Qualcuno ha visto dove è andato? Ma io sono qua per fare una cosa piacevole e mi ritrovo a dover scappare da tutto e tutti per non aver fatto nulla. Esci, forza. Oh, ma guarda, Altair. Ti ricordi di me? No. Abbiamo iniziato negli stessi anni, ma non te ne ricordi, pare. Pazienza. Al-Mualim mi ha affidato una missione e sono onorato di compierla. Devo metterti alla prova. Che soddisfazione. Ho nascosto delle bandiere in questa zona. No. Provale. E poi... No. Peccato che il vecchio mi abbia ordinato di aiutarti nel caso tu superi la prova. Perché peccato? Che dal percorso mi pare abbastanza netto. Si comporta così. 20 bandiere. Ci si dovrebbe fare 5 6 7 8 9 ecco la cagata. Eccola qui, no? Puntuale come sempre. 10, dai, ci si fa. Dovremmo farcela. 11 12 13 14 15 pagherai con la vita. 16 17 18 19 20, dai, easissimo. No, vi prego, non mi lasciate. Già qui sono impressionato. Dammi da fare altro. Non abbastanza da cambiare opinione su di te, ma visto che Al-Mualim me l'ha ordinato, ecco che cosa so della tua prossima vittima. Garniero si nasconde nella fortezza degli ospitalieri. Entrarci richiederà scaltrezza. Non so altro. Grazie. Undici metri in alto. Non dovresti essere qui. No. Prima di farti male. Meno male non mi ha colto. C'è un soccorso qui. Anzi, due soccorsi. Perché due? Dovremmo aver finito. Dirmi qualcosa. È scappata, via. È inutile combattere, ragazzi. È inutile combattere. È veramente inutile, è scappata. Quanto tempo sto perdendo dietro a minchiate, ragazzi? Quanto tempo? Una barzelletta proprio. Una barzelletta.
Sì, ma zio, esci dopo un po'. Taglierò le mani. Aiuto, guarda, guarda così. Dalla. Questo che cosa ha fatto? State al. Oh, preparati a morire. Grazie. Vai. Prego. Troverò il modo per cambiare questa cortesia, lo giuro. Succhiami un po' il cazzo. Ops. Ok, gli ultimi due erano. Ed erano qui. È anche misericordioso che le nostre colpe possono essere perdonate. Si è piantato il gioco, mi è presa malissimo per un secondo. Allora, comunque sì, ne mancano due ed erano qui. Su questo punto l'osservazione. Quindi l'ultima, fammela fila liscia, ti prego. Preso un tempo, oh. Su 12, vamos. Rimane un punto d'osservazione solo, ma non credo che abbia cose da dare. Speriamo anche. E il gioco continua così a impallarsi. Va bene. Chi ha ucciso questa persona? Ma non io. Ops. Bandierina. Ultimo punto d'osservazione, dai, ci siamo, ci siamo. Vedo luce in fondo al tunnel, poi c'è giusto, giusto quella missione che non riuscivo a fare. Peccato non ci siano i viaggi rapidi, perché sarebbero tornati molto utili. Ed eccoci qui. Ne manca uno. Sì, ne manca uno. Attenzione. Non dovresti essere qui. Vattene prima di farti male. Tanto ormai. Non dovresti stare qui. Vattene. Non puoi stare qui. Ma chi lo dice che non posso stare lì? Che cosa gli piglia? Posso salire lì sopra? Io boh. Non puoi stare qui. Ti farò a pezzi. Ecco. No, 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 non me l'ha fatta attaccare. Non me l'ha fatta attaccare. Non mi sfuggi. Non me l'ha fatto attaccare. Dove ti nascondi? Ecco. Ecco qua. Cioè, io c'ho da sincronizzare un punto. Io c'ho da sincronizzare un punto e tu non me lo fai fare. Madonna, che palle sto gioco. Che palle continue sto gioco. Che palle continue. Da lì, non si può fa nulla. Non si può fa nulla sto gioco. Non si può fa nulla. Non si può fa un cazzo. Tutto così, dall'inizio alla fine. Eccolo, allà. Posso neanche andare a uccidere lui, perché mi colpisce con le cazzo di frecce. Adesso le frecce ci ha messo, i messassi adesso le frecce.
Non puoi fare un cazzo in sto gioco qua. Non puoi fare un cazzo. Io in che lingua ve lo devo dire che non puoi fare un cazzo? Hai rotto le palle te con quelle frecce lì. Hai veramente scassato il cazzo. Io non ti sto venendo a fare niente. Non ti sto disturbando. Non ti sto facendo nulla. Io spero che veramente questa parte della città, quando ci ritorno, sia libera. Perché sennò così non s'affronta. Veramente non s'affronta mai. Non s'affronta mai. Mai. Vai, ribloccati, su, forza, ribloccati un'altra volta. Oh. Punti sbloccati, manca un'indagine, manca proprio quella. Sì, però devi uscire, devi uscire! Io ci sbrocco, cioè, ci sbrocco proprio. Che sta facendo? Che si comporta così? Cioè, veramente, quando poi si va negli altri, guarda, non vedo l'ora di andare negli altri, che li conosco come le mie tasche. La più grande cazzata della storia. La più grande cazzata della storia ho fatto. Nel volerlo giocare da capo, giocare la serie proprio dal primo. Grande cazzata. Ascoltatemi bene. Garniero di Naplusa è un bravo uomo. E siamo qui, A fare del bene. Egli ha prestato giuramento di servire e salvare. Ma non lui. Promessa che non tradirà. Nessuno possiede lontanamente il talento del dolce rusico a capo degli ospitalieri. Garniero di Naplusa è senza pari. Presto, amici miei, presto il buon medico si prenderà cura di voi. Abbiate fede, tenete viva la speranza. Molti sono i bisognosi d'aiuto e lui è solo. Lavora indefessamente per servire e per salvare. Ma queste cose richiedono tempo. Ce lo richiedo solo qualche spiccio. Ok. Pietà, non uccidermi. Farò tutto quello che vuoi. Servite Garniero. Lui mi fa dire quelle cose per evitare che i cittadini si sollevino, per dare loro speranza e farli aspirare. Era così semplice. Bastava non buggarsi. Sì, certo. So cosa succede lì dentro. Che cosa fa davvero? Continuate. Non sono malati né feriti quando entrano, ma dopo che mette le mani su di loro inizia il dolore. Ma allora non è un guaritore, solo un maniaco crudele. Non so che cosa faccia loro per farli urlare tanto, ma deve essere... Io lo so. ...che ne faccia soffrire altri. Lo fermerai? Per questo siete ancora vivo. È cauto. Devi scegliere il momento opportuno. Va da lui mentre visita i pazienti. Dimentica il mondo che lo circonda. Si perde nel suo lavoro. Sì, colpiscilo. Non l'ammazzare, poveraccio. Informazione. Allora mi lasci andare? Vorrei tanto. No. Ma era dalla tua parte lui. Garniero si estrae dal mondo, perfetto. Dove sei? Ok. Siamo in fondo alle indagini, per fortuna, ragazzi. Per fortuna.